Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Un Souls per domarli, Un Souls per trovarli, Un Souls per ghermirli e nel buio incatenarli. La scorsa volta stavamo combattendo contro il principe Lothric e il suo fratellastro simpaticissimo. Avevo capito il boss e alla fine mi ha fregato alla grande. E ero sicuro che quello fosse il tentativo giusto perché ero rimasto con 32 braci e invece, a quanto pare, a questo giro non mi ha portato fortuna. Vediamo di farlo come abbiamo fatto la scorsa volta, magari senza crepare subito nella parte finale. L'inizio è facile, devo solamente imparare a schivare e non farmi colpire, semplice. Salvare l'Estus, essere paziente e andrà tutto bene. Ecco qua, sei mio. E ancora? Ecco, questa cosa non mi piace, vai via. Rotola 90 volte di lato. E vedrai che ce la faremo. Poi nella seconda fase non è che cambia parecchio. Ora si è stordito. Pensavo di potergli fare un critico. La scorsa volta ha funzionato. È più o meno la vita che avevo perso prima. Ho attivato troppo presto. E poi panico. Per prendere le anime mi sono fatto colpire da scemo. Ah vabbè dai, un Estus o due non sono un problema. Tre già sì. Per favore, però. Stava andando bene all'inizio. Dov'è? Ma mi deve ammazzare, guardalo. Ma perché? Perché scompare completamente dalla visuale? Ma per sto attacco ogni volta devo crepare. Io non è che chiedo tanto. Voglio solamente che quando si teletrasporta la cosa abbia senso. Ok, tipo così. Se mi resta loccato e vedo dov'è, mi sta pure bene. Però di solito quando mi resta. Perché non ha rotolato? Quando mi resta il lock è per attacchi facili, che non fanno il male che fa quell'altro. Oh, stavolta mi è rimasto. C'è il muro, maledetto. Posso rotolarci in mezzo? Perché sono rimasto di fronte così come un cretino? Bevi, va. Già sta andando. Quello era l'apertura da critico. Quindi semplicemente dopo che prende un po' di danni lo fa. Non c'è nessun altro motivo. Non è che sto colpendo punti specifici del corpo. Dov'è? Chi è? Ancora. Crepaci per favore. Io ho usato una brace. E qui cominciamo. Allora, l'incantesimo mi sta pure bene. Dove sei? Ho capito tutto quello che è successo proprio. Beh, adesso. Dov'è? Benissimo. La smetti di fottermi solamente teletrasportandoti in giro? Ecco, questo è stato meglio. Per quello me ne assumo la colpa. E la responsabilità. Io mi devo curare. Porca Eva. No, ti prego, non questo. Ma che cosa faccio? Pure io che cerco di attaccarlo, mo'. Becca questo. Parlavo con me stesso, va. Mi incito a prendere mazzate. Dov'è? Aiuto. Cercato di rotolare dentro. Prima aveva funzionato. Bevi pure due volte, va. E adesso vediamo dove si teletrasporta. Con gli incantesimi costanti. 4 Estus. Non sta andando per niente bene. Smettila di teletrasportarti, ti prego. Santo cielo. Ah, fatto in tempo, ottimo. Ma quando uno muore, no? Soprattutto quello grande. L'altro, che cosa fa? Maledetto. Non me l'aspettavo per nulla. Aiuto. Smettila. Dimmi che posso ammazzarlo, semplicemente. No, non lo resuscitare. Ti prego. Dai, no. È quello che dice un daino a un altro daino, che vuole giocare a nascondaino. Aiuto. Perché doveva resuscitarlo? Ora io non posso neanche colpire quello grosso, perché se no me lo resuscita e il combattimento non finisce più. A me sta bene tutto quanto di sto combattimento, tranne il teletrasporto. Cioè non capisco dove va, cosa fa, come si sposta, quando attacca, ma solo quando si teletrasporta.
Per tutto il resto è pure facile come boss. Per favore, Lorian, abbi pietà di me. E invece no. Dov'è? Benissimo. Quello è un po' che non lo faceva, quel teletrasporto nello specifico. Ha pure dei bei recuperi tra gli attacchi, cioè è proprio facile. È comprensibile, non facile, è onesto. Tranne quando si teletrasporta, poi non lo capisco più. Lo si può giocare esattamente come voglio giocarlo io. Standogli appiccicato, schivando gli attacchi. Poi però, robe. Dovevo fare due roll. Anche qui. Dove vai? Già bevuto due volte. Oh, stavolta mi sono trovato al lato giusto finalmente. E dovrei essere in grado di finirlo a breve. Non proprio. Maledizione, sono stupido. Ti è. Ora comincio in un posto orribile. Si teletrasporta subito? Ebbene sì. Vabbè, ma. Ma perché si deve teletrasportare in giro quando ci sono gli incantesimi che mi puntano costantemente? Quante cose devo schivare allo stesso tempo? Beh. Non so come ho fatto a mancarlo. Cioè, non essere colpito, dove sei? Maledetto. Eccola. Non potresti attaccare tipo un secondo dopo esserti teletrasportato, giusto per farmi capire, no? Bellissimo. Dai che tra un po' si deve stordire. Dove sei? Non ce la faccio, non capisco, è tutto quanto così luminoso, non vedo quale attacco sta caricando. E non è che si teletrasporta in maniera diversa, è sempre la stessa l'animazione. Bellissimo. Non è che ci crepiamo in prima fase stavolta? Ho usato 3 Estus, che vergogna. E ne devo usare ancora di più per andare avanti. Quando è che ti stordisci a sto giro? Grazie. E in realtà era meglio se mi curavo anziché attaccarlo. Ma vabbè. Bevi. Continua a bere, siamo a 6. Vabbè. Guarda quanti. Abbiamo finito? Grazie. Oddio santo. Vabbè. Me lo scordo. Che neanche lo si vede caricare gli attacchi quello piccolino. Sei così distratto dai particellari, dalla spada grossa di fuoco, che quell'altro neanche lo vedi. Ed è una fregatura perché. Maledizione, maledizione. Hai così poche occasioni per colpirlo. Cioè, è quasi garantito che una volta te lo deve resuscitare. È già arrivato a mezza vita. Posso farlo di nuovo? In realtà era una pessima idea, anche se potevo. Perché non sta facendo l'attacco super caricato? Non devo attaccare lui, devo colpire quello che sta dietro, solo quello. Maledizione. Schiva. Ok, ora lo sta facendo. E io vado via. Maledetto, perché? Come faccio a scordarmi la stessa cosa ogni volta? Fa l'attacco, poi devo schivare di nuovo perché c'è la magia. E il punto è che io sono abituato a schivare le cose sulla vista, non sulla conoscenza che esistono. E il fatto che ci sia quell'enorme ondata bianca che non mi fa vedere il tizio che alza la mano, mi sfrega. E io devo schivare solamente su quello che so, come se fossi cieco. Non devo guardare, devo essere puro tempismo. Scusi, signore, posso passare? Le dispiace se io vado avanti? Grazie, eh. Lorian, please. Oh no. Che cosa fa? Carica un attacco e poi si teletrasporta e va via. No, no, non puoi farlo. Perché adesso mi sta dando tutte queste occasioni per colpirlo alle spalle quando non mi serve? Aiuto.
bestia. Perché diventa così più difficile dopo? Solamente colpirlo alle spalle, che è la cosa che devi fare per forza. Aiuto. Uno e due. Scherzavo, stavolta non c'è. Però per ricordarmi, per abitudine, è meglio se lo faccio sempre. Sbagliato da fare due colpi. Tieni. Finiscilo. Anche se sono in un punto orribile per cominciare il combattimento adesso. Allora, questa parte la mia è quella che mi dà più fastidio, quando comincia subito di incantesimo e poi comincia a teletrasportarsi in giro. Cristallizzata, vaffanculo. Dai, combattiamo. Prendilo. Ottimo. Prende anche più danno quello piccolo rispetto a quello grande, come è giusto che sia, però devo colpirlo. Dov'è? Dove? Allora, uno, due, ce l'ho fatta, yes. No, ti prego non fare aiuto. Ho una paura matta di questa combinazione. Ho persino colpito quello giusto. Ok, beccali. Va bene, uno scambio equo. Io colpisco entrambi, loro colpiscono, aia, me. Posso non beccare? No, proprio. Ah, ma quindi si teletrasporta pure sopra di me per fare quell'attacco? Io ho sempre pensato che fosse un altro genere di cosa. Cioè che si teletrasporta e poi ripiomba verso dove sta lui. E invece no, si porta sopra di me. Beccalo. Preso. No, ti prego fammelo vedere. E due. Ok, non è neanche difficile. No, ho sbagliato. Adesso non devo più colpire quello grande, altrimenti mi frego da solo. O meglio, non devo colpire solo quello grande. Che diavolo sto facendo? Dai, ti prego, Davide. Concentrati un momento. Ecco qua. Tieni. L'ho mancato, vero? Ok, adesso mazzate. Spostati. Potevo dargli gli altri due colpi in realtà. E quello piccolo ci saluta. Dobbiamo finire anche l'altro adesso? Sembrerebbe di no. No, dovevo solamente uccidere Lothric. Quindi alla fine, ripeto, il boss non era neanche difficile. Finché non si teletrasporta in giro, a me sta bene tutto. E poi dovevo imparare semplicemente a rotolare come si deve la lancia cristallizzata che mi tira dopo quell'altro attacco energetico. Tutto qui. È un bel combattimento, forse uno dei più belli come combattimenti doppi. È sicuramente molto meglio del custode e guardiano del trono, ma di tanto. Questo falò, immagino, serva solamente per riportarmi indietro. E adesso noi possiamo inserire l'ultima cosa all'interno del santuario. Vediamo un po' dove la troviamo. Questa? Tizzoni del Signore, cioè del principe Lothric. Va bene, l'unica cosa che possiamo fare per il momento è tornare al santuario e utilizzare questa roba. In realtà non è l'unica che possiamo fare, c'è ancora il re delle tempeste, che mica me lo scordo lui. Anche se comincio a avere paura che tipo, adesso se metto le ceneri lì sopra, con questo posto subisce cambiamenti tipo appunto il Nexus di Demon's Souls. E quindi avrò problemi, ma spero che non sia così. Questo è 35 o 36? 35. Possiamo fare due livelli. Vada in forza. 36. Siamo quasi arrivati a un buon punto, eh. A 38 penso che potevamo usare la lancia, anzi l'ascia, di Yorm, che era una cosa bella. Potremmo sostituire il macete grande che abbiamo usato per tutto questo tempo. Andiamo a mettere ste ceneri. Anzi, vediamo che si fa con l'anima del boss, anche. Perché sono curioso. Immagino quello spadone infuocato. Avvia il trasferimento. Incantesimi, non ve ne sono. Abbiamo una spada sacra di Lothric, che è una spada dritta. Richiede 14 di fede, quindi per me è inutilizzabile. E basta. C'è solo questa? Niente anelli? Eh no. Ah, eccolo, spadone di Lorian. Me l'ero perso. Questo costa 0. Scala D in tutto, ma non ha requisiti.
e immagino che lo scaling di intelligenza e fede vada sul danno da fuoco. Questa invece fa fiamma di Lorian. Però quanti spadoni, diavolo. Sono molti di più rispetto alle altre classi di armi. Ah, questa è una spada dritta piccola. Vabbè, non posso usarla, quindi. E poi questa non mi costa nulla. Diamo un'occhiata. Giusto per sapere. Allora, non queste spade dritte, ma lo spadone di Lorian Grey. Dove sta? Spadone profano, spadone di Lorian. Anche questo. No, questo non ha danno da fuoco. 319, ma perché appunto è da vedere. Diamo un'occhiata. Assomiglia alla spada del demone della forge. Vedremo se è anche simile l'attacco speciale. Sempre dall'alto. E boom, tipo la Zweihänder. Questo è un affondo, ok. E poi l'attacco in corsa è uno spiattellamento. Ci siamo. Qui invece, così, attacchi larghi dello spadone. Un affondo pure con questa? Sì. E questo è l'ennesimo affondo. Quindi gli spadoni si assomigliano un po' tutti. E poi c'è questo. Ok. Di particolare ha che si buffa l'arma del fuoco come la spada di Sullivan. Però questa fa anche una OE in avanti. Che testeremo. Aspetta un secondo. Mi devo allontanare di più. Altrimenti la colpisco con la spada e non voglio. Questo fa poco danno. Davvero poco. Però è anche vero che il mio scaling, intelligenza e fede è bassissimo. E l'arma non è potenziata. E poi è logico che non può avere un super proiettile fortissimo. Va bene. Sappiamo cose adesso. Qui avevamo le spade dritte. E vediamo. Vediamo sul serio che cosa succede. Piazzando qui. Ho sbagliato attacco. Piazzando qui le ceneri di Lothric. Tu sei ancora qua? Sì, sì, mi dice sempre la stessa cosa. Ci interessa molto delle quest, devo dire. Allora, parte il filmato, vero? Ma quella è una testa? Sì. Penso sia quella di Lothric. Ora abbiamo riempito tutti quanti, no? Abbiamo messo i guardiani della visa, abbiamo messo questo. Manca solamente il tizio, ma io non penso si debba uccidere. Lei si è spostata? Lei si è spostata. Il ladro è tornato per caso? Giusto per sapere. No. Quindi o me lo devo andare a cercare io, oppure ce lo siamo persi. Vedremo, vedremo. Per ora non è importante. Altre ceneri non ne ho per l'ancella. Siamo io e te, amore mio. Raccontami. Sarei io il signore più degno e nobile? Ok, che capita? Ma tipo che abbiamo finito? Ah no, inginocchiati. A me è stato detto che il gioco non finisce subito riportandoti in New Game Plus. E se questo Lothric era il boss finale, per quanto fosse un bel combattimento, a me è sembrato troppo facile. Meglio degli altri boss finali, sì, è più figo, però comunque piuttosto facile. Qui succede roba intanto. Non mi dire che mi è morto il tizio. Spero di no. Vabbè che con lui avevo fatto tutto, però... Io spero più che altro di avere ancora modo di andarmene dal re senza nome, perché lo devo battere. Lui è molto molto figo. Ah, caspiterina, se mi dà un'anima e mi è morto il tizio per fare le armi, potrei non essere in grado di averla. Però sicuramente sarebbe una lancia, visto che ho una alabarda. Quella è la classe di arma che sta usando, se posso crearmela pure io uguale. Intanto qua, a noi stanno facendo cose. È molto una cerimonia solenne da fine gioco. Mi sta spaventando. È logico che ero quasi arrivato alla fine, però mi aspettavo qualcos'altro dopo.
Ma quantomeno mi sono incoronato, va? Mettiamola così, sono pronto. Let her grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Di chi stiamo parlando? Ah, sono in un altro posto. Alla fornace della prima fiamma? Non ci assomiglia parecchio. Hanno ristrutturato. Sembra di essere semplicemente all'altro altare del vincolo qua. Aspetta un po'. Ma qui ho visto qualcuno? Era un riflesso. Ma perché ci sono gli stessi nomi? Quindi è di là che dobbiamo andare, dobbiamo uscire dal santuario. Io darò per scontato che non ci sia niente. Ah, vedi, non si può neanche raggiungere gli altri posti, perfetto. Stavo per dire, penso che non ci sia nulla nelle varie zone del santuario. Wow. Questa ha l'aspetto di aria da fine gioco, un altro falò. Va bene. Ce li tirano appresso in questo gioco i falò. What? Non ho letto che c'era scritto. Fornace della prima fiamma. Cioè, scusa? Accendi falò. Ok, e fin qui ci sono arrivato, ma prima che cosa ha fatto? E soprattutto, posso tornare nei vecchi luoghi? Perfetto. Ma qui non abbiamo trovato nulla, quindi secondo me un errore l'abbiamo fatto. Che senso ha portarmi in questo posto se poi mi deve portare qui? Ci deve essere qualcosa qui dentro. È fornace della prima fiamma. Allora, l'uscita è di qua. Stavolta, anziché toccare subito il falò, che non ho capito perché ci fosse bisogno di questa cosa, per teletrasportarmi via, dirigiti alla fornace della prima fiamma, che è dove sono già io. Perché mi ha portato in questo altro santuario alternativo, anziché portarmi direttamente alla fornace della prima fiamma, come dice lui? È un passaggio di troppo, è un caricamento in più, qui dentro davvero non c'è nulla. Sembrerebbe di no. E va bene. Andiamo alla fornace vera. Boh, sta cosa non l'ho capita. Quindi o mi sto perdendo qualcosa di più o meno ovvio, oppure boh. Guarda, lì c'è l'occhio di Sauron. Ci avevo preso all'inizio. Allora, ora cominciamo anche a riconoscere il paesaggio. Non è proprio uguale a quella di Dark Souls 1, non è come quella a Norlondo che abbiamo visto. Però qui dentro troveremo cose? Oppure solamente un'enorme arena per combattere? A me sembra più questa seconda idea. Quindi forse questo sarà il nostro boss finale. Lo lasciamo qui? Anzi, vediamo un po', combattiamoci un pelo, giusto per vedere di che pasta è fatto. Ma io devo tornare al re senza nome. Salve, Gwyn, anima dei tizzoni. Anzi, anima di tizzoni. 3-18, non è malvagio. Pof. Si potrà far parry a sto tizio? Penso di no. Quello o era buono, oppure non lo era. Hai visto? Sono bravissimo a delineare delle ipotesi. Aiuto. Però, a me sembrava buono comunque. Mi sono curato al momento sbagliato, lo so. Ah, speravo di essere troppo in basso per essere colpito. Addirittura. Non era un critico quello? È passata una spada curva, che figata. Ah, e fa anche gli attacchi più o meno tipici della classe di arma. Una palla di fuoco? Quindi è una specie di non morto prescelto lui. Mi combatte in maniera molto simile a quello che farebbe un giocatore. Ovviamente pompato a mille. Quella cos'è? Perle ferrea? No, aspetta.
Non mi dire che... Sembra tipo Power Within, che in italiano mi sfugge. Ma guarda, tutti gli stili di combattimento. Piantala di spammare magie. Quello mi sa che era un altro momento per... Wow, è incazzatissimo. E io volevo fare giusto un tentativo per vedere come se la cava. Wow, questo incantesimo non l'ho mai visto io. Calmiamoci. Dicevo, volevo fare un tentativo per vedere, però sta andando pure troppo bene. Ok, mi ha impalato. Perché continuano a uscire magie anche se lui non è più un mago? E perché non partono tutte assieme che la cosa mi scombussola? Quanto dovrò schivare incantesimi? Scusi, signore. Possiamo piantarla di fare il vecchio monaco, grazie. Bellissimo. Benissimo. Levissimo. No. Lasciami stare. Ciuccia. È adesso sicura? Comincia a fare il chiedicozzo? Questo è un PG con tutto a 99, io lo so. Aiuto. Non capisco la natura di questo buff che si è messo addosso. Sia una rigenerazione, forse. Abbastanza lenta, però, perché non vedo la vita muoversi. Anche perché sono concentrato su di lui e come combatte. Aiuto, sbagliato io. Ah, quindi no, non si può fare un riposte. Casca e basta. Ma davvero lo sto battendo? È tutto qui? No! Ah, era troppo facile. E quindi adesso ci va di spadone. L'arma definitiva. Scusa, io che sto... Che cosa devo fare? Cioè, potevo lasciare il controller, non sarebbe cambiato nulla. Mi ha colpito una volta, mi ha tenuto in aria per 2 anni. Non ho capito, stiamo giocando a Tekken o a Dark Souls? E perché mi fa ripartire da questo falò? E non dall'altro. Io vado a combattere con quell'altro boss. Ecco qua. E io contro questo tizio mi devo fare il favore di essere paziente. Attaccare nella prima fase solo quando devo, schivare gli attacchi, arrivare pulito il più possibile alla seconda. E poi divertirci nella seconda. Anche in quel caso essere paziente per capire come funzionano gli attacchi. Quindi ora taccio, ci vediamo direttamente più tardi. Perfetto. A sto giro completamente senza danni. Come doveva andare? Io torno umano pure per sto coso. Aspetta, vediamo se me lo fa fare. No, non me lo fa fare così. E io perdo tempo adesso. Però lui non mi sta attaccando, bene. Ora, il lock abbiamo detto che teoricamente è l'idea. Mannaggia a me. Vabbè, ora non mi ricordo più gli attacchi di sto tizio. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Ho combattuto altra gente pure. Toh. Ho detto che devo essere paziente, devo aspettare, devo capirlo. Non posso andare io così, spavaldo. Maledizione. E io non mi posso muovere più. Io devo capire come caspita attacca. Devo smetterla di rotolare in anticipo. Yamme, dai, che stavolta sono già umano. Vediamo. È la presa. Sono troppo lenti questi attacchi. Per favore. Niente, schivo tutto troppo presto. E quando invece aspetto un secondo, parte prima. Cioè io con sto boss non vado avanti solo perché o sono troppo cauto oppure sono troppo avventato. Wow, gli posso addirittura fare un critico. Che figata. Vabbè, dai, a sto giro non abbiamo consumato Estus. Perché adesso che lui parte, posso trasformarmi così. Cazzarola, ma va tutto bene, perfetto. Ora, per favore, possiamo avere un briciolo di senso? Guarda quanto lo carica, maledetto. Secondo me sto combattimento è pure una stronzata da fare con uno scudo. Ma gli scudi sono per i deboli. Santo cielo.
troppo caricato. Per favore. Dal. Questo boss è la mia nemesi. Magari una volta che l'avrò imparato come si deve per davvero, potrò anche farlo senza mai farmi toccare. Però adesso sicuramente non è questo il caso. Ah, questo mi fa danno addirittura camminandomi addosso. Bene, io pensavo di dover schivare un attacco. Maledetto, maledetto. E ne fa un terzo, che stranamente non mi ha colpito, io non dovevo attaccarlo. Ti prego, lasciami il tempo di fare questo. 5 Estus sono nulla. Guarda quanto è tosto. Sì, vabbè. La mia vita va via come se nulla fosse. Io prenderò mazzate per questa cosa. Posso? Grazie. Grazie davvero. Almeno a suo giro l'abbiamo picchiato un pochettino. Ah, guarda, posso pure continuare. Andiamo là. Ehi, l'ho schivato. Ovviamente quello era troppo lento e mi ha fatto una combo di 2 colpi. Santo cielo, io lo posso battere, lo so, l'ho appena visto, lo uccido, devo solamente schivare bene questi stupidi attacchi con i ritardi. E sarebbe molto meglio se lui non mi stordisse per 2 colpi garantiti, anche quello aiuterebbe parecchio. Dai che manca un colpetto. Chi è? A sto giro perfetto. Dai che la prima fase è davvero facile, prende solamente un po' di tempo. Io devo tornare umano. Questo tizio mi fa malissimo, ho bisogno di tutta la vita che ho. Ok, quello è l'unico attacco che mi piace, perché se gli vado incontro lo evito proprio. E non mi devo fare il problema del tempismo. Tiè. Ok. Ce n'è un secondo. Troppo presto. Secondo colpo garantito. Sono vivo per puro miracolo. Ma pure 3 dovrei berne. Ok, stavolta mi sono ricordato. Non so come ha fatto a non colpirmi. Quasi quasi. No, no, che cazzo dico. Stavo per dire. Quasi quasi equipaggio ranello, che mi dà la rotolata con più frame di invincibilità. Però sto pensando che quello mi riduce ancora di più la difesa, che è già bassa per via dell'anello del vincolato. Cioè le mie difese arrivano in negativo, ma di tanto, con questa cosa. È da vedere anche quanto mi aumenta i frame, perché così, se sono tanti, posso permettermi un po' di anticipo in più nel roll, ma già mi uccide con 2 colpi, eh? Questo sembra non servire a nulla. Io un tentativo ce lo faccio. Guarda le difese che vanno a meno 14. Al fulmine? Al fulmine è l'unica che resta positiva? Ottimo. Ehi. Fantastico. Vedremo. Vedremo se sarà una cosa che mi ammazza. Più del normale, si intende. Stordito. Ah, posso fare un critico anche a lui. Va bene, non so quanto mi serva. Però devo colpirlo sempre in faccia per attivarlo. Quello è il fatto. Si può fare. Ma che è andato? Che cosa fa? Ma mi sta solo portando dall'altro lato. E boom. E sei finito. A sto giro facile facile. Posso trasformarmi prima? No, non ce la faccio mai. Stai fermo là tu? Beh, e adesso vediamo quanto facilmente muoio. Quello era a posto come danno. Forse un pochettino di aiuto me lo dava.
Anello del leone. Chi è? Com'è che a sto giro stai facendo il bravo? Ehi, quello non mi ha colpito. È un miracolo. Allora l'anello serve davvero. Io mi curo a sto giro. Ah, vedi, un colpetto te lo si pesa lo stesso. Perché a questo giro sta facendo così il bravo? Ah, mi evoca la saetta sopra la testa. Presa. Io mi curo. Questo perderà il lock, quindi intanto vado che lo tolgo io direttamente. Nessun secondo colpo. Aspetta, che cosa sto facendo? No, ho sbagliato la direzione. Ti prego, curati. Ok. Benissimo. Pure tre. Anche se non dovevo per nulla. Curati due volte. Ho detto due volte. Non mi fare perdere tempo, donna. Una saetta. Perché sta facendo così? Ah, sei stupido. A sto giro me l'ha data lui la vittoria. Si era stufato di combattere con me. Non ha fatto nessuno degli attacchi che mi avevano creato problemi. È stato bravissimo, docile come un cucciolotto di panda. Io me la prendo, cioè grazie. Adesso scompare la tempesta? Comunque questo anello è figo. Cioè, almeno un colpo me l'ha risparmiato sicuro. Mi piace l'idea di abbassare le difese ma avere un'invincibilità roll. È proprio come voglio giocare io. Rischioso ma divertente. Se azzecchi il roll, bene, difesa al 100%. Se lo sbagli, prendi mazzate come si deve. È il motivo per cui non abbiamo mai usato scudi. Non stiamo indossando armature pesanti. Mi piace divertirmi. Se muoio non è un problema, finché è colpa mia che non sono stato in grado di rotolare bene un attacco. Tipo tutte le morti che abbiamo fatto contro questo tizio. La morte che invece ho fatto con quell'altro non mi è piaciuta, perché lui mi ha colpito una volta e dopo si è trascinato tutta la barra della vita con cose che non potevo farci niente. Quello non mi piace. Anima del re senza nome. E io sono in un falò che non conosco? Ah, vedi, adesso mi fa raccogliere tutti questi oggetti che ho visto. Ottimo. Vedremo se ci sarà anche da combattere con qualcos'altro. Ma non credo. Ora solo ricompense, lastra di titanite. Grazie, amore mio. Spero che ce ne siano altre, tipo qui dentro mi buttano 6-7 lastre e io sono una persona felice. Non saprei cos'altro potenziare in questo momento perché il piccone è l'arma della vita. Ma ci sono altre cose qui dentro? Io vedo solamente una grande stanza vuota, ma forse sto guardando nel posto sbagliato. Tra l'altro io in questo posto, dopo aver trovato Havel, mi aspettavo anche di vedere da qualche parte la sua armatura. Visto che lui non me l'ha droppata. Sai che abbiamo scelto il perimetro su cui non c'è nulla. E qui c'è un modo di alzare il cancello, lo ha fatto da solo. Va bene. Qui c'è un altro oggetto. Il set di Ornstein? Ma guardalo. Dove sei? Vicino a quello del cicciotto? Più o meno. Sì, c'è quello del cavaliere del lupo in mezzo, cioè di Ornstein. Ovviamente le difese salgono, ma non capisco un po' come funzionano le armature di questo gioco. Cioè, non si attaccano molto bene al corpo. Tranne queste. Le altre sembrano sempre troppo ingombranti, non mi piacciono parecchio. Ma forse è un effetto che va via quando comincio a equipaggiare tutte armature semi-pesanti. E allora tra di loro si accoppiano bene. Ma se metti, come in questo caso, una gonna, è un'armatura pesante, senza niente in testa poi, sembra solamente di avere addosso ferraglia e lasciare tutto il resto del corpo, insomma, vuoto sotto. Non so, questa è l'impressione che ho io. Ma qui? A parte quella lastra? E l'armatura inutile? Sembra non esserci nient'altro. Che sia sotto?
io non vedo altri oggetti. Quindi, nessun'altra lastra, nessun set di Havel. A girarmi così a sinistra e a destra mi sembra di stare cercando parcheggio in centro città. E invece, no, siamo alla ricerca di drop. È quasi la stessa emozione. No, non c'è più niente qui. A questo punto possiamo tornare al santuario, fare un livello e vedere se c'è ancora il nostro amico Ludlet l'esiliato, per sapere se posso scambiare con lui quest'anima di boss. Spero di sì. Nel frattempo diamo un'occhiata. L'anima del re senza nome. Un tempo era un esperto ammazza draghi prima di sacrificare tutto per allearsi con gli antichi draghi. Guarda che volta gabbana. Secondo me è tipo stato l'addestratore di Ornstein o una cosa del genere. Ci sei? Mi sa di no, eh. Già, ce lo siamo giocati. Mi lascia l'anima? Ah no, posso comunque... Sono stupito. Allora, abbiamo un incantesimo con l'anima del re senza nome, una tempesta di fulmini, 45 di fede, ovviamente no. Poi una spada curva delle tempeste, DC, carino, e questa richiede fede, ecco perché non posso usarla. Spada lancia degli ammazzadraghi. Vabbè, io sono costretto a prendere questa. Questa non fa danno elementale, solo fisico, ed è una spada curva. Ok, potrebbe anche essere l'arma da potenziare, dipende da quale moveset ha di spada curva. Perché ci sono le due varianti. Dove sei? Eccoti qui. Pesa 5 unità, quindi è bella tosta come spada curva. Non credo che farà le mosse della scimitarra. Infatti non sono quelle. Sì, questa mi piace di più. Ha due mani, però... Ah, ottimo. Quindi questo... carino. È il moveset della spada curva che avrei voluto vedere. Un po' strana sta mossa. Anche bella lunga. È una signora arma. Giusto, vediamo questo. Carino. Quindi un giro normale. E poi posso farne due. Va bene, capisco. Signorina, mi aiuti? Devo fare un livello. Te lo butto qui. Ma sì. E poi ne restano 33.000. Vediamo un po'. Io ho 27 di queste. Sono quasi abbastanza per fare due armi. Mentre i 18 pezzi sono abbastanza per una. Io la rinforzo questa così, tanto per divertimento. Ah no, dai, ci sono anche tanti spadoni che vorrei provare. Oh mio Dio. Quante armi da potenziare, quanti pochi materiali, perché la mia vita fa schifo. Va bene. Abbiamo 33.000 anime. Rinfila le spade di Gotthard. O di Gotham, se preferite. Va bene, io prima di cominciare il prossimo episodio, che sarà l'ultimo, evidentemente, dobbiamo solamente battere quel boss, che ci gioco quello che volete, il boss finale, mi faccio qualche anima, giusto per comprare altri materiali da potenziamento, per essere una persona felice, e andare anche dal tizio senza 33.000 anime sul groppone. Per oggi ci salutiamo, forse il prossimo sarà breve, dipende da quanto ci metto a uccidere il tizio. Se facciamo veloce, partiamo per una quest alla ricerca di pareti illusorie e segretini vari. Per oggi invece ci salutiamo qui. Mi riposo. Ciao a tutti ragazzi.